Sono le 9.27 di questo martedì 3 gennaio 2023 e sempre l'occasione buona come diceva il prof Daniele Manni solo qualche istante fa per continuare a scambiarci gli auguri di buon anno <coughs> per continuare a ricevere le vostre foto, i vostri messaggi di saluto prima Maria Grazia da Napoli ci ha restituito una foto fantastica quindi salutiamo Maria Grazia e invitiamo quanti volessero a proseguire a inviarci i propri saluti a farlo attraverso WhatsApp al nostro 331 737 80 33. Ma noi ritorniamo a collegarci con il secondo ospite di oggi e diamo il benvenuto a Potito Ruggero. Ciao Potito, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te per la disponibilità ad alzarti presto stamattina per entrare in collegamento con noi. Non è poco tra Capodanno e l'Epifania, grazie. Tra no, grazie a voi. Possiamo, possiamo uh, svelare ai nostri telespettatori che stamattina saresti uh, stato qui con noi se una nebbia fitta non avesse impedito a te e alla tua a mamma che salutiamo di mettervi in auto per raggiungerci negli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo dove come ogni mattina stiamo trasmettendo in diretta però ecco i potenti mezzi della tecnologia ci consentono comunque di entrare in contatto e ti vediamo bene ti sentiamo forte e chiaro per cui anche la tua storia potremo condividerla con tutti i nostri telespettatori, perché abbiamo inv invitato Potito, il giovanissimo Potito Ruggero, a entrare in collegamento con noi, 15 anni appena compiuti da qualche giorno, per cui a te vanno anche sì. gli, i nostri più cari auguri di buon compleanno, perché Potito è un ragazzo che solo qualche anno fa... Era il 27 settembre 2019, è stato l'unico studente, come potete vedere nella foto che ci sta restituendo la nostra preziosissima regia, eh, a scendere in piazza, in quel di Stornarella, per i famosissimi Fridays for Future, i venerdì di protesta indetti da Greta Thunberg, l'attivista eh, contro il riscaldamento globale e il cambiamento che diede il via a un vero e proprio movimento giovanile, pressoché interamente giovanile, si parla di generazione Thunberg, che eh, ha deciso di scendere in piazza, è proprio il caso di dire, per far sentire la propria voce e chiedere maggiore attenzione al rispetto dell'ambiente. Che cosa ti ricordi di quel giorno del settembre 2019, Potito? Cosa vi ricordo? Che mh, ha, è cominciato già il giorno prima un po' per l'organizzazione di questa manifestazione. E mi ero sentito con i miei compagni, perché l'idea era questa: con i miei compagni di classe, no? Soltanto che poi quella mattina io ho, ho scoperto di essere da solo. Quindi la mia prima sensazione era era un po' di proprio di solitudine, c'ero un po' rimasto male onestamente. Però non mi sono tirato indietro perché comunque mi sono un po' ispirato a Greta eh, che ho nominato prima, proprio perché l'aveva fatto un po' di anni prima questa cosa eh, che anche lei è rimasta da sola per la sua manifestazione e quindi mi sono ispirato a lei e ho pensato se c'è riuscita lei tranquillamente, che ha qualche anno in più, eh, sicuramente ci posso, ce la posso fare pure io, insomma, e quindi sono rimasto la mattina. Eh, sono rimasto pure il pomeriggio. E ne, nel tempo, delle, diciamo, nel, de, nel trascorrere della giornata cominciavano ad uscire le prime notizie. Eh, che per me è stata anche una sorpresa. E, e infatti poi si sentiva in radio un po' su, in telegiornale e i miei compagni di classe appena hanno sentito oppure hanno visto in televisione sono venuti a farmi compagnia quindi è stato molto bello comunque le, queste sono un po le sensazioni bello e rimane sempre una bellissima storia a distanza ormai di quattro eh, anni da, da quel giorno del settembre 2019 e eh, oddio tre anni, tre anni tre anni pieni questo entriamo nel quarto anno e il tuo coraggio è stato premiato e da quel giorno il tuo impegno si è fatto ancora più forte più sentito e viva Dio anche più partecipato perché tu poi hai messo in atto una serie di piccole azioni dove non, non è più mancato il supporto di eh, chi ti stava vicino in primis la tua famiglia poi magari anche gli amici quali sono le prime iniziative che hanno accompagnato eh, il tuo attivismo a tutela dell'ambiente? La, la prima volta che ho uh, fatto attivismo è stata proprio quella manifestazione. Diciamo che così ho cominciato con l'attivismo e poi sono andato avanti partecipando un po' con Plastic Free, un po' con Lega Ambiente. Non mi è mai capitato di partecipare insieme a Face for Future a dire la verità, però eh, di manifestazioni eh, oppure di pulizie delle strade oppure delle spiagge, queste organizzazioni qui eh, ho sempre partecipato con Legambiente, con Plastic Free e, o, e, o con alcune associazioni. Eh, locali mh, di foggia provinciali insomma poi sul tuo canale instagram hai iniziato a pubblicare un diario green si sì, si chiama calendario e mh, questa è la terza edizione eh, chi un po' mi segue sui social si è beccato 24 giornate di Buongiorno, questo è primo dicembre, secondo e due dicembre, terzo e di, tre dicembre, scusate, ma il, um, il fatto è questo, che praticamente questo calendario dell'avvento l'ho pensato perché devo eh, consigliare dei regali nel pieno rispetto dell'ambiente. Però ho pensato che nella terza edizione doveva essere un po' diverso perché sembrava ripetitivo, no? Nelle prime due edizioni ho fatto questa cosa e nella terza ripeterla sembrava un po' stancante, no? Quindi ho pensato che cambiare persone ogni volta, eh, sentire eh, quello che avevano le persone da dire, da consigliare era comunque qualcosa di nuovo eh, di non ripetitivo e soprattutto mh, si poteva co insomma coinvolgere più persone era una cosa molto più bella di rimanere da solo in questo progetto quindi ho intervistato eh, persone che lavorano sostanzialmente perché proprio la mia persona la mia battaglia si basa molto eh, su sul patto generazionale ovvero che eh, distrugge questo stereotipo che c'è eh, sul fatto che eh, i giovani attivisti odiano gli adulti e viceversa e quindi il patto generazionale è proprio questo che eh, i, i ragazzi e gli adulti devono collaborare quindi ho pensato di coinvolgere degli adulti chiedendo loro cosa fanno per l'ambiente presentandoli con la loro professione e quindi avevano eh, la possibilità comunque di rispondere dal punto di vista professionale oppure di abitudini che avevano eh, in casa quotidianamente. E quindi ha al coraggio, ha fatto seguito l'impegno, poi con la creatività questo impegno è come dire cresciuto e si è eh, sviluppato in varie iniziative, in varie progettualità, a un certo punto il Future Food Institute eh, ti ha coinvolto nella sua progettualità e sei diventato a tutti gli effetti un climate shaper. Spieghiamo al pubblico da casa che cosa significa climate shaper. Carachaper eh, letteralmente tradotto vuol dire modellatore del clima, quindi eh, il Future Food Institute è un'organizzazione che fa studiare le persone indipendentemente dall'età, ci sono grandi, eh, ci sono ragazzi eh, che provengono da tutto il mondo e studiano eh, assieme per eh, comunque trovare eh, delle soluzioni. E quindi io sono diventato per tre volte climate shaper, ho partecipato a tre bootcamp, a tre corsi, eh, uno sul Mediterraneo, eh, altri invece, eh, uno era a distanza perché ho cominciato nel periodo Covid, eh, però comunque sono stato a Marettimo in Sicilia, nelle isole Egadi per lo studio del mare, quindi della pesca sostenibile e del Mediterraneo, quindi siamo andati a studiare la dieta mediterranea pollica nel Cilento e quindi è stata un'esperienza bellissima che comunque consiglio perché oltre a, a, a formare eh, comunque si conoscono tante persone e comunque serve perché sai tanti pareri. È un modo per confrontarsi e poi vengono soprattutto persone che, che lavorano, che vedono eh, comunque dal punto di vista professionale. Eh, insomma, questo problema del non è tanto il cambiamento climatico, perché il cambiamento climatico è una cosa normale. Qua si parla di crisi climatica, e proprio la parola crisi ci fa capire che non è una cosa che insomma si risolve facilmente e, e quindi messo, siamo messo... lì tutti insieme per studiare e risolvere e questo percorso di formazione lo hai messo a valore non solo per la tua crescita personale, umana, sociale, professionale, ma anche per restituire appunto a tutte le persone che hanno iniziato a seguirti delle buone pratiche che hai condensato in un libro straordinario scritto a quattro mani con Federico Taddia che vi teniamo d'occhio. È stata la tua prima fatica letteraria e sono sicuro che anche questa ti ha restituito... Uh, tanto, e tu, qual è ecco, l'episodio più bello che ricordi legato a questo libro? Guarda, io quello che ricordo è, nella scrittura del libro era il, sempre il periodo Covid. Quindi, la cosa che eh, mi è rimasta più impressa eh, durante la scrittura è proprio il fatto di avere compagnia e io ricordo comunque eh, le videochiamate Skype con Federico eh, per farci venire delle idee, eh, perché poi alla fine scrivere un libro non è altro che una riflessione, cioè scrivere questo libro è stato sia per me sia per Federico un modo per pensare molto, per riflettere, eh, e tanti dubbi, insomma. Eh, li abbiamo risolti, ci siamo fatti venire delle idee guardando un po' le cose che facciamo noi, le cose che fanno gli altri, quindi cosa possiamo migliorare noi in primis e cosa possiamo consigliare agli altre persone, perché l'obiettivo è quello, l'abbiamo scritto non solo per eh, i ragazzini ma anche per gli adulti, perché tutti lo potevano leggere. È spiegato in un modo semplice e poi stanno anche dei dati scientifici perché sta la consulenza scientifica di Elisa Palazzi, una climatologa del CNR, perché un po di numeri ci sono, perché senza eh, Elisa Palazzi sembrava un po' troppo teorico, no? quindi il numero ci fa capire un po' gli impatti eh, che ci sono ogni giorno. Che Insomma, che grazie alle nostre decisioni, che siano eh, positivi, che siano negativi, insomma, abbiamo comunque un impatto che poi eh, tutti insieme è sempre un impatto molto più grande di quello che ci aspettiamo. Quindi i numeri servono per capire, e infatti, li abbiamo inseriti eh, grazie a Elisa Palazzi. Grazie a Elisa, grazie a Federico, ma soprattutto grazie a te Potito, perché con il tuo impegno, con la tua passione a difesa del, del clima ci dai un grandissimo esempio, ci restituisci un grandissimo esempio e io invito le nostre telespettatori, i nostri telespettatori a seguirti. E ecco, e prima dei saluti finali, brevissimamente, ti chiedo che programmi hai per questo 2023. I programmi ci sono e, e, e come sempre è continuare a studiare perché è, è quello che mi serve fino adesso e le cose pratiche sono soprattutto avere più confronto possibile perché io pian piano, come ogni anno, io mi auguro di conoscere nuove persone perché comunque posso avere pareri diversi e eh, eh, posso fare comunque delle domande, posso chiedere, quindi eh, quello che, che mi auguro che cercherò di fare è, è continuare a studiare e soprattutto fare tante domande eh, a, a chi ne sa più di me eh, come, anni, come ogni anno. Grazie, grazie Potito, sei stato nel 2021 insignito del titolo... Uomini illuminati dagli stati generali delle donne, ma ai piedi ben saldi per terra, sei una persona che ci restituisce anche una grande concretezza con questo tuo impegno per il 2023 e io ti ringrazio anche per questo. Sono felice di averti avuto con noi stamattina a Just Today su Padre Pio TV e anche con te ci impegniamo a risentirci nei prossimi mesi perché sicuramente avrai tanto altro da raccontarci. Un caro auguri a te potito e quindi un arrivederci a presto. Arrivederci. Grazie.